Bella a tutti ragazzi, bentornati per la serata horror. Bella a tutti ragazzi, siamo di nuovo qui, sempre su Alan Wake, siamo tutti insieme, mi raccomando, belle spolliciate, abbiamo un fucile. Fucile però, con due munizioni. Wow, ma... Perché si muove? Infatti. Mi piace questo gesto. Ma, hai sparato alla cassa? Nel dubbio, si muove. È giusto, no, se una cosa si muove è giusto sparare, io sono assolutamente d'accordo con questa visione del mondo. Devi tornare alla luce. Ricordati che c'era la scatola le scatole, non rompete le scatole. Ragazzi, cosa spolliciate. Io voglio, a parte sì, grazie. Per ricordare le cose pregne. C'è un termos di caffè adesso. Perché qualcosa mi dice che qua poi mi metterò il tronco. Mamma mia, però non ti puoi far male per delle cazzate così, dai. Oddio, è caduto a 100 km. Oh. Devi tornare lì. Aspetta, a sinistra, vai lì a sinistra. Vai a destra. Lì, è la scatola rossa. Ah, è vero, Giulio. Mamma che avevi lasciato le pile Energizer. Che non hai ancora usato. Non ho ancora, vedi che è bella piena. È piena. È meglio male. Muovi il montacarichi. E come lo muovo, scusa? Con i tasti. Ah, questo. Ah, no, dice così. Dovrei riempire i trucchi. Quando è la veggenza? E la luccicanza. E la demenza, soprattutto. Scusa. Ah, scusa. No. Scusa. No, scusa. Allora, scusa, eh? È un po' esitante. Cioè, esitante. Un po' troppo di fronte a delle scale. Le scale sono il più antico nemico di giustizia di fra. No! Questo conferma quello che abbiamo sempre detto dei tronchi e delle scale, Cioè bisogna sempre stare attenti. Diffidare sempre delle scale, ragazzi. Sono 42 proiettili. Beh, diffidare dei tronchi può essere un buon monito, se ci pensi. Io diffido sempre dei tronchi. Ti volevo far sapere questa cosa qui. Ah, tra l'altro, a proposito di tronchi, ricordi dopo devo farti vedere una cosa. No, tronchi, no, voglio. No. Ah, ok. Che sei un tronco, no, 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 te. No. Però una cosa mi ha fatto ridere. Ma qui siamo tornati, qui torniamo indietro. Niente. Sì, sì. Ah, è la scaro. Ok. Se effettivamente c'erano delle nuove cose. Ah, Giulio, qui qualcosa luccica, quindi sì. Vuol dire che si può sgraffinare. Adesso come si passa all'indietro. Attenzione, la radio che sono. Ma tu ci credi alla foresta che respira? Diciamo che... Allora mi sa che quel simbolo lì indica che ci sono le... Sì, le cose. Il flare, insomma. Mm-hmm. Beh, io passo qui. Ok. Cioè, starei ore a sentire quella radio perché penso ma che sia... Ma pagina... Però... Anche no. Ma anche no. All'inizio sembrava trovassi le pagine per caso. Il libro di cui non avevo memoria era una profezia vera e terribile, o un atto creativo che aveva riscritto il mondo. Iniziai a cercare le pagine febbrilmente. Contenevano la risposta al mistero. La risposta che avrebbe potuto salvarmi. Che avrebbe potuto salvare Alice. Chi è Giulio? Può salvarci. La perplessità è potente in me. Può salvarci. Cioè, quando si tratta di salvarci... Vabbè. Termos di caffè. Dove? No, c'è qualcosa dietro davanti a te che luccica. Ed è per forza un termos. No. Invece sì. Un baluardo nell'oscurità. Baluardo, minchia Giulio. Andiamo verso il baluardo. Occhio. Io sento parlare, ma sì. Non vedo nessuno. No, si è fatto male anche per questa caduta. Qui c'è un'ascia. Sì. E dubito sia un caso. Ti hanno dato le munizioni, te lo dico.
dietro di te. Ecco. Cosa? Ci sono per te le munizioni. Sei pieno, niente. Sono pieno di tutto, cazzo. Sei pieno di fluido, vai. Ma cosa? Vado di qui. Scusate. Occhio, bravo. C'è un altro. Anzi, due facciamo. Però sono più precisi dei nemici di Resident Evil, posso dirlo? Giusto un po', eh. Sì. Oh, madonna, oh! Ma cioè ci vado dentro io, calcolano. Dove sono andati? Mannaggia Giulio. Se rinascono, ecco. Meno male che sei straordinariamente efficiente. Meno male che? Sei straordinariamente efficiente nell'uccidere. Ma ti rendi conto? Tutto questo può succedere. Evidentemente. Vabbè, no, mi ha fatto piacere incontrarli. Era da tempo che non li vedevamo. Ma la vita come la ripristini? Con la luce? Ma non lo so. Col thermos forse, ora che ci penso. Ma! Oddio. Ce n'è un altro, Ce n'è un altro due. Bravo. In face si è sparato proprio. Mi stupisco da solo. C'è uno strapiombo dietro di te, ma... Ma dalle fottute pareti escono? O peggio dalla fottuta oscurità? Finalmente si... Cioè, ok, detto così può suonare brutto, me ne vedo. Sei passato da 42 a 24 munizioni. Giulio, perché ho la vaga sensazione che saranno bei cazzi? Non so, fra. Qui è parecchio scuro, eh? Sì. Soprattutto non abbiamo la minima idea di dove andare. Qui c'è una luce, attenzione. No, è una pagina. Che è luccicosa? Sì. La luccicanza. Va bene. Entrai nel garage della stazione di servizio. Era buio e silenzioso. C'era un gran disordine. Sembrava che qualcuno l'avesse messo sotto sopra o che ci fosse stata una rissa. La luce filtrava nella stanza da una porta sul retro, dove mi diressi. Questo non è mai successo. Mi ha accecato da una luce intensa. Una vecchia TV su uno scaffale si era accesa da sola. Incredibilmente mi vidi sullo schermo mentre parlavo come un pazzo. Erano i porno di Antenna 3, quelli di quando eravamo piccoli noi. Capisco. Scommetti. Ma stiamo tornando su, cioè... Non so dove stai andando, quindi non me lo chiedere. No. Però evidentemente è un po' scuro. Qui non ci siamo passati. Si ricarica la vita quando arrivi comunque alla luce, te lo dico. Ah, quindi era... Era? Era la luccicanza. E il termos a che cazzo serve, ragazzi? Se lo sapete... Scrivete copio. Ma perché queste cose sanno? Ti porteranno a un sacco di cose, ma sono sempre nei posti più bui. Tac. È bello, fanno a posto. Neanche la pistola arancione sappiamo cosa serve. No, perché fa un sacco di luce, secondo me. Di sicuro, però abbiamo un esercizio. Ti ripristina l'energia, vedrai, sicuro. E poi soprattutto allontanati. Sinistra? No, no, c'era il giallo sul... Ma era quello che portava lì. Sì? Sì, Giulio. Giulio! Giulio. Perché ci sono immotivatamente degli strumenti da lavoro in giro? Ma non possiamo correre come degli stronzi. Verso la luce? Sì. Non mi sembra un posto safe questo. C'è fucile a pompa però, che cazzo dici? Un altro?
Là davanti, pile. Che non ti serve. Ma non sono stato così efficiente nella gestione. Qui c'è la TV, attenzione. Vediamo se urli come un pazzo. Scienza rende immortali coloro che la fanno progredire. Cioè, c'è Super Quark? Sì, sì. Erano gli antichi romani. C'è una pagina, Giulio? Sì. Vada. Leggiamo? Certo. Protegge su Cauldron Lake? Chiese. Lo sceriffo mi guardò con sospetto. La luce dell'alba filtrava dalle finestre dell'ufficio. Forse non sarei mai uscito vivo dal bosco senza il suo aiuto. Ma non potevo raccontarle cosa fosse davvero successo quella notte. Perché avrebbe pensato stessi mentendo o delirando. Mi avrebbe arrestato e non mi avrebbe aiutato a trovare Alice. Minchia, ragazzi. Il mistero segreto. Ma che cosa sta succedendo? In effetti comunque raccontare cosa sta succedendo è difficile perché... Ma non stiamo parlando di Alice Cooper, vero? No, purtroppo. Ok. Qui c'è un sacco di proiettili che fanno al caso... Ma proprio un sacco. Questa mi sa di boss fight, posso dirti? Deve essercene un altro. Facciamo altri 4. Double. Bravissimo, fra la mia spina. Perché? Perché come hai gestito la cosa? Non vorrei che arrivassero tipo... All'infinito. Collo capila. Come si fa, scusa? Oddio, dove è andato? Minchia, meno male che c'ho il mouse a sensibilità. Un miliardo. Collo capila, Q. Tanto c'ho un po' di pile. Sì. Eccolo, eccolo, eccolo. Questo stronzo. Vai, spara. Bravo, ricarica. Spara, spara. Morto. Buono, ricarica. Il corpo di Stacchi scomparve, lasciandosi dietro una lunga scia di incubi. Dovevo arrivare vivo alle luci della stazione di Stacchi. Io non ho visto nessun incubo. Lo sento quasi come il mio miglior amico. C'è un termos di caffè. Mi ha lasciato pure il caffè. È un amico. È un amico. Cioè, uno che ti lascia pure il caffè. Fra, non mi offre mai il caffè. No, non è vero, dai, te l'ho offerto. L'altra volta sì. Destra. L'altra destra. Sì, l'altra, quella vera. Dai. Entra. Ma lì c'è una... c'è un cervo... No, c'è un cervo, siamo alla stazione di servizio. Dai, vediamo cosa succede nella stazione. Devi conoscere il carro che vide a Bright Falls quando arrivai il primo giorno con Alice. È lui. Sì, astuto, fra come un cervo. Le luci della stazione di servizio erano confortanti. Almeno per un attimo, la normalità riprese il sopravvento. Leggiamo la pagina e chiudiamo. Stacchi è posseduto? Sputò sul pavimento del garage e cercò di schiarirsi le idee. Da quando la coppia non si era presentata per le chiavi, le cose erano diventate confuse. Sentì qualcosa, un presentimento. Poi guardò in alto e si trovò davanti a un orrore inconcepibile. Barcollò all'indietro, rovesciando una latta d'olio. Una macchia nera si sparse sul pavimento mentre lottava per un breve istante, lasciandosi poi andare all'inesorabile oscurità. No. Wow. Al prossimo video. Tante belle spulliciate, guys.